E ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Questo, nel bene o nel male, sarà l'ultimo episodio della serie Calendario dell'Avvento, partita il 1° di dicembre con questa mia idea che in principio, ovviamente, se non ci avessi creduto, non l'avrei proprio portata. Però non vi nascondo che mi aveva un attimo lasciato lì e ho detto, piacerà, non piacerà. La prima puntata è andata molto bene, ho riguardato anche dei commenti, alcuni mi dispiace, boh, si sono persi per strada, però pazienza, e fra questi alcuni non mi è neanche pervenuto il nome del giochino, diciamo. Spero abbiano capito, probabilmente su 24 puntate, compresa questa, a stora gli sarà venuto un dubbio, sinceramente. Per cosa l'ho fatta anche sta serie, quindi siete ancora in tempo per scrivermi. In realtà, facciamo 12 giugno alle 2, avete ancora 3 ore, diciamo, proprio a voler essere fiscali per scrivermi la parola, le parole in realtà, perché sarebbero tipo 3. Ormai in tanti mi avete scritto, circa una trentina di persone, tanti su Instagram, tanti su Discord, alcuni su YouTube. E su YouTube vi ho detto, per chi appunto non riesce negli altri punti a scrivere, vedi Instagram e Discord, basta appunto scrivere i commenti in un vecchio video, che così li vedete solo, cioè li vedete voi e me. Sì, ovvio anche chi ci passa in quel momento, ma vabbè, ci siamo capiti, è nel luogo, diciamo, in vista, ma anche sicuro allo stesso tempo. Vabbè, detto questo, la serie, ripeto, era nata per farvi vedere il DLC Class, farvelo vedere, insomma. Le presentazioni esistono, per carità, volevo più sfruttarlo io in maniera, diciamo, massiccia. Ovvio che prima o dopo nelle altre serie il DLC Class entrerà di prepotenza, però non potevo magari prenderlo subito, volevo fare proprio una serie tuffo nel DLC. Avevo scelto l'Aggrovation che sinceramente, ripeto, non mi sento proprio di consigliarvela come mappa, ce ne sono tante altre di meglio, infatti stanno uscendo. E mappe il 25, cioè domani, ok, oltre al mio video degli auguri di Natale con i vincitori di questo gioco contest qua, vedrà anche in teoria l'uscita di una mappa molto agognata, è giusto il termine agognato, comunque il senso è molto ambita, molto ricercata, molto attesa, quindi domani vedrete. Poi in questi giorni sono anche usciti Moro e Diago. Poi ci saranno altre novità, quindi verso Natale sempre un po' così, ci sono momenti clou, insomma, per le mod, per i giocatori e per tutto quanto. Quindi state sintonizzati, insomma, su tutti i soliti canali, specialmente i siti di mod, ma i siti, quello ufficiale, e se vogliamo Modoster e un altro che vi dirò domani come pseudo chicca regalino di Natale, che in tanti conoscono, ma non troppi. Poi, che altro dire? Mi è stato chiesto che mod uso per muovermi in cabina. Penso che l'avrò detto 10 volte. Penso, è la Quick Camera. Le mod qua erano pochissime, ripeto, ho voluto proprio far tutto semplice per una serie, diciamo, abbastanza anche leggera, perché non ha una storia, era solo un voler mostrare i mezzi nel loro ambiente più consono, tipo anche l'Oxerion qua in trincea col doppie gomme, Olaras davanti e dietro, proprio è proprio il suo mondo, insomma, ecco. Detto questo, stavolta non voglio ringraziare per non dimenticare qualcuno, le altre volte di solito magari guardavo il video prima, dicevo chi ha commentato, alcuni, credetemi, hanno commentato dal primo all'ultimo video. Sarebbe anche giusto premiarli, però se poi me ne dimentico uno, ci rimango male personalmente, ci rimane male lui, diciamo, quindi il soggetto, insomma. Quindi eviterei, voi lo sapete chi sono, chi siete, proprio alcuni veramente grande soddisfazione, ripeto, tutti i giorni, se non quasi, se non magari hanno anche recuperato la puntata. E comunque restiamo fedeli al nostro impegno che domani appunto verranno svelati i vincitori in una puntata, oserei dire, speciale,
e se proprio che è magari esagerato di speciale, diciamo molto particolare. E non voglio anticipare altro. Quindi, nel bene o nel male, qua la serie appunto è finita. La più longeva dopo la Felsbrum e sprint anche perché in 24 giorni, 24 puntate, seppur brevi. Quindi grazie veramente a tutti quanti. Ci vediamo domani col discorso, cioè, saluti natalizi, auguri, eccetera, e vincitori. E un po' così, non vorrei mai concludere nessuna serie, però questa purtroppo è finita. Vi chiedo solo ancora un minuto d'attenzione. Vi ricordo appunto, vabbè, se siete qua, ovviamente il canale lo conoscete. Se volete per qualsiasi motivo vedere o contattarmi su Steam, ok, c'è qua il mio riferimento. Su Discord vi invito calorosamente perché è una community, ma serve anche per postare gli screenshot per poi per lo screenshot contest. E comunque troverete sempre chi vi dà una mano, chi per giocare multiplayer, quattro chiacchiere, quattro risate. A volte c'è anche qualche, come dire, disguido, ma si risolve spessissimo. E poi Instagram, vabbè, per restare aggiornati tutti i giorni metto le storie delle mod qua e là, di solito, anzi sempre, una screenshot al giorno, tranne quelle volte che ne pubblico magari tre per fare il quadretto, e allora, vabbè, ne vale tre, valgono come 3 giorni. E detto questo, infine, al canale, ovviamente se avete piacere iscrivetevi, se il video merita sapete che basta un like, e soprattutto se siete iscritti, questo sì, magari questo ve lo chiedo proprio, attivate la campanella così restate sempre aggiornati. Detto questo, fi bravi, un grandissimo grazie a tutti e ciao a domani.